Benissimo, che l'aereo non lo guidavo io, insomma, non lo pilotavo io. Ho voluto iniziare con questa battuta perché sono commosso. E non è facile alla mia età commuoversi, perché vedo tanta gente con i quali abbiamo forse condiviso anche momenti di infanzia. Vedete che quello che sta succedendo qui oggi credo che sia una bella pagina per i cutresi. Io vorrei pensare un po' a voce alta e dire da dove siamo partiti, dove siamo e dove vogliamo arrivare. Perché uno un percorso lo deve fare. Io negli anni 60, era per motivi di studio, nel 69 sono arrivato a Parma per studio, ma c'ero già prima perché mio fratello era a Cremona e quindi io gravitavo in queste zone. E i vostri genitori, perché c'è gente di seconda e terza generazione, sono arrivati prima. E io ricordo che avevano disagi totali. A volte non trovavano casa. E in pieno inverno ho visto dormire gente in case in costruzione con dei teli di plastica, un filo di luce, con la stufetta. Beh, queste sono delle immagini indelebili che mi sono rimaste. Cosa è cambiato? Intanto io mi sento in debito come comunità di culto, perché vi abbiamo costretti, tra virgolette, ad emigrare. Io credo che tutti voi volevate rimanere nelle vostre case, tra i vostri parenti, tra le vostre tradizioni, tra le nostre. Eppure questo vi è stato negato, perché sapete benissimo quali erano le situazioni di disagio che la nostra comunità e farono spartiacque. I branchitisti, i malfattori sono da questa parte, le persone per bene, le persone serie siamo un'altra cosa. Solo così potete essere orgogliosi di essere cutresi e tramandare ai vostri figli che non c'entrano niente con quello che hanno fatto i nostri padri o voi, i vostri figli, non c'entrano niente. Però l'eredità che questi trovano è questo e non è giusto. Però dobbiamo essere i primi noi a non aver paura di aver coraggio. Vedete, io ho la laurea in biologia. Qualcuno dice, ma come fai fatto tutt'altro, ufficiale dell'esercito? Però sono un biologo. E quindi io sono, quando ve la dico, quando c'è il novagliolo che te narra, le mamme soprattutto, se gli danno un antibiotico a largo spettro generico, a Revi ci passa, ma poi c'è la ricaduta. Allora noi che cosa voglio dire? Che noi dobbiamo individuare la malattia. Facciamo le analisi, facciamo tutte le analisi di questo. Poi individuiamo la malattia e gli diamo l'antibiotico giusto. E allora la febbre passa. È difficile che ci sia la ricaduta. Oggi siamo a questo bivio, i ladri, i vestofanti. Quello che state facendo non è il purgatorio, dove uno pensa, siccome ho fatto, vengo, faccio un anno di purgatorio e poi mi redimo. No, qui c'è l'inferno e il paradiso. L'inferno è coloro che hanno fatto delitti, che hanno infangato il buon nome di Cutri, i lavoratori onesti. E poi ci sono le persone che hanno invece lavorato bene, hanno creato una posizione, che a causa di questi docili personaggi, perché vedete, si inquina l'ambiente lavorativo. Certo uno dirà, ma io che c'entro? Ma purtroppo poi è difficile per le stesse forze dell'ordine, quando questo fenomeno è diffuso, come si fa? È chiaro che poi è difficile anche, intanto poi dicono, ma ha giusta ragione, perché se non ce le diciamo queste cose, sembrerebbe che qui un morto c'è e non l'ha ammazzato. Cioè dobbiamo avere la consapevolezza che qui tanti hanno inquinato l'economia di questo territorio. Non è che alcuni reggiani sono stati messi di voglia, intendiamoci, perché se uno ha fatto la fattura ha guadagnato 1.000, loro hanno guadagnato milioni.
È chiaro questo, voglio dire, però noi pensiamo alle nostre cose. Voi avete il dovere di onorare i vostri genitori che qui hanno creato benessere alle mie e di creare un futuro non sporco, non inquinato per i vostri figli, che ormai sono di terza generazione. Ci sono ognuno di voi ha professionisti affermati nelle famiglie. Avete ingegnere, avete professore, avete chi ne ha più ne mette. Ma vi sembra possibile che debba perdurare questo stato di inquinamento che vuole essere 'ndrangheta con i processi Emilia? E meno male che ci sono state. E vi dico ancora applaudo alle forze dell'ordine, alla magistratura, al prefetto. Però è chiaro che in una guerra possono morire anche degli innocenti. Purtroppo la guerra non l'ha creato la magistratura, il prefetto o le forze dell'ordine. Diciamocelo tutto, l'abbiamo creato noi in senso lato. Quindi il minimo che mi ha colpa la dobbiamo fare, perché se no ci vogliamo bene, abbiamo fatto questa associazione, non è così. Noi dobbiamo recuperare l'immagine delle persone per bene, dobbiamo dire che devono essere sempre innaffiate nel nostro territorio. E quindi questa associazione credo che sia un passo importante, perché per essere credibili bisogna essere prima di tutto capire dove si vuole andare. E quello che state facendo sembrerà strano, perché qualcuno di voi dice ma mi ho maleducato. Tenete in conto che quello che succede agli altri può succedere ad ognuno di noi. Bisogna mettere in conto tante di queste cose, perché vedete, io lo faccio con un esempio che amo fare spesso. Io ho una bella villa, magari vaniglie d'oro, idromassaggi, filo di fusione, però se questa villa è ubicata in un contesto degradato, dove c'è i clan, dove c'è l'indigenza, la povertà, il malessere, la droga, le fatture false, fino a quando io sto dentro godo di quei benefici, ma come esco fuori, il fetore lo sento pure io. Allora, per evitare che questo succeda, noi dobbiamo far sì di bonificare anche l'ambiente stesso, perché se siamo bene tutti, siamo bene. Se io ho i miliardi ed esco fuori c'è gente che puzza di fame, con chi me li godo questi miliardi? Non sarebbe più giusto che ognuno di noi faccia in modo che si beve in tranquillità? E questo è quello che si chiede. Certamente non vi può accomunare coloro i quali, ripeto, hanno inquinato l'ambiente lavorativo, perché vedete, la 'ndrangheta attecchisce proprio su queste cose, perché nel momento in cui c'è il facile guadagno, nel momento in cui, perché la 'ndrangheta vive sul business, sui soldi, è tutto lì. Ma non c'è differenza tra chi si arricchisce illecitamente, quelli forse ammazzano, ma adesso non lo fanno manco più perché si sono ingegnati, ormai ci sono sistemi di riciclaggio, e poi ne sapete voi qualcosa, non è che ve li devo dire io, voi mi conoscete più di me. Io forse per il ruolo che ho sempre fatto posso capire, perché essendo un uomo delle istituzioni per 40 anni non è. Quindi se avete pensato di emigrare, magari con la valigia di cartone, qualcuno tutto a più diventa pelle, qualcuno che per un lavoro migliore. Questa è un po' la storia. E i vostri genitori, i nostri genitori, avevano, chi aveva il furgoncino, avevano gli attrezzi di lavoro. E di quelli dovete essere orgogliosi, non di quelli che hanno la valigetta con i blocchetti di fatture già pronte, che hanno minato l'economia e il tutto. E di quelle persone voi dovete onorare, rendere onore, essere orgogliosi di essere cutresi in ogni parte del mondo, ma orgogliosi dei vostri padri che hanno dato ricchezza, hanno creato, non coloro i quali hanno minato la tranquillità di questa
comunità. Vedete, quando siamo arrivati i primi, avevamo una mentalità diversa, che a volte era conflittuale con quella di Reggio, l'Emilia, persone più, noi eravamo più, diciamo, chiassosi, non eravamo abituati alle regole, magari ci riunivamo 10-15 persone, il nostro modo di parlare, di gridare, per loro all'inizio era un disturbo per queste comunità, perché non conoscevano le nostre cose. Invece poi i fatti non si è passati più alle gridate, ma si è passati ai fatti di criminalità. Si è passato a gente che si è arricchita in modo illecito. E quindi dico fin da subito che io applaudo alle forze dell'ordine, alla magistratura, al prefetto, che ha scoperchiato questo malessere. Va bene? Senza il quale, perché purtroppo le interdittive sono un po' la cartina del tornasole, del disagio che si vive qui, perché è inutile nasconderci che questo non è vero. Ovviamente, per dirla alla Cutese, spesso pagò un giusto tuo peccatore, ed è questo che noi dovremmo cercare di evitare. E quindi quello che state facendo voi è un primo passo. È importante. Dell'ordine, la magistratura fa delle cose così a casaccio, perché purtroppo quando c'è il sospetto, perché non è solo il singolo caso, qui il tessuto sociale è degradato quasi tutto, lo vogliamo capire. C'è una popolazione che è di 5.000-6.000 persone, vi spiego, e chi per coso. E capisco perfettamente che ci sono fratelli, uno è delinquente e l'altro no, che c'entra quello col fratello. Però è difficile poi gli inquirenti, è difficile perché c'è quel fumus, quello lì è sappiamo. Allora bisogna prendere le distanze fin da subito, senza se e senza ma. Ve lo dice uno che poteva starsene tranquillo alla mia età, non mi mancava niente. Però ripeto, io amo il mio paese. Voglio bene anche a tutti voi, perché ripeto, noi come comunità abbiamo un grosso debito per voi. Perché chi di voi non vorrebbe essere a casa, a Cutro in questo momento, a godere delle cose di Cutro? Chi? Sfido chiunque a dire io non vorrei tornare. Certo che diventa sempre più difficile per poi le generazioni, i nipoti, però ognuno di voi dice io se ho la possibilità lascio mio figlio che si è inserito qui, mia nipote, ma faccio 3 mesi a Cutro, 4 mesi qua. Capisco, ve lo leggo negli occhi, che è questa la volontà vostra. Però dobbiamo fare in modo che questi nostri figli, i vostri figli, non debbano essere più marciati come gente del malaffare. Le istituzioni, state tranquille, che non dicono le cose a prescindere, no, nessuno, anche perché non è facile, un pretetto non è che fanno interdittiva solo col gusto di farlo, perché corre pure lui, può esserci pure qualcuno di turno che dice ma tu che stai facendo le comprese. Lo abbiamo dimostrato sempre, vedete, lo stesso Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno è per dire che i valori che la Costituzione pone ad essere della convivenza civile li ha incontrati nella pietà della gente di Cutro. Perché noi siamo questi. Non è che ci sono solo delinquenti, non è che ci sono solo i randagacri o tutto il resto, ci sono anche persone per bene, ci sono professionisti, scultori, pittori, artisti di ogni genere. Ed è di quella gente che sono orgoglioso di essere il sindaco, che sono onorato. E in questa fase bisogna non aver paura di aver coraggio. Lo so che è rischioso, che vi parlo. Poco meno di un mese fa io ho fatto una grossa manifestazione, perché del clan di Manirigona e del clan, altri clan, taneggiavano alcuni imprenditori, i quali hanno denunciato. Beh, io subito ho detto che mi costituirò parte civile contro questa gente. E capite che non è facile.
Non è facile parlare di 'ndrangheta a Parma, Milano, Reggio Emilia, ma parlare di 'ndrangheta a Cutro, dove se decidono non mi fanno trovare manca la puzza, per intenderci. Però noi non dobbiamo vedere i problemi al di là dello specchio, quello che succede agli altri non succede a me. Dobbiamo capire che questo può succedere a tutti. Ed ecco che bisogna cominciare ad avere coraggio. Solo così riusciremo ad essere credibili, riusciremo a dare questo futuro che è giusto che ognuno di voi, perché qui si è cresciuto, siete di seconda generazione, ma i vostri figli sono di terza generazione, c'è gente che ormai non parla più, quindi non è sempre, non vedete le forze dell'ordine, prefettura, questura, carabiniere, finanza, magistratura, lo stesso prefetto come un nemico, è uno che esercita il ruolo, che deve esercitare. Perché mi chiedo, se non ci fossero state queste interdittive, dove andavate a parare? Per quanti secoli ancora si andava a fare? E avreste poi inquinato anche l'ambiente per i vostri figli, perché certo che se uno ha saputo facile guadagno, se io basta con me, perché ve l'ho detto, i vostri padri avevano gli accessi di lavoro nel covero. Negli ultimi anni parecchi non avevano più a manipola o a cosa, avevano la borsa con il blocchetto di fatture già pronte. E questo è quello che ha fatto sì che si scatenasse quello che è successo, non a caso. Perché se no, ecco perché ho detto da dove siamo partiti, dove siamo e dove vogliamo arrivare. La scelta è vostra. Nessuno mai vi dirà fai questo, fai quello, per la... dovete agire secondo la vostra coscienza. Perché vedete, io non credo che già da domani diventiamo tutti santi, no, assolutamente, nessuno di noi è santo. Io vi parlo, tranne che rubare, ammazzare, tutti gli altri peccati li ho fatti io. Inventatene uno, l'ho fatto, a prescindere. Quindi non vuole essere una persona che per voi si spenderà comunque. Che rispetto, io l'ho fatto in tempi non sospetti. L'ho fatto in tempi non sospetti e sono stato attaccato da tutti. Vedete, nell'immane tragedia, ieri sera a una conferenza, poi mi espulso. Quindi è chiaro che non può essere diversamente. Per cui ripeto, gioite per questo che si sta facendo, perché è il vostro futuro. Dimostrate alle istituzioni che siete un'altra cosa. Dimostrate alle istituzioni che siete dalla loro parte. Certo, a volte vi sentite penalizzati perché magari dici ma io non c'entro niente. Dimostriamo che non c'entriamo niente, perché fino adesso non è stato così. Voi per coraggio, per mancanza di coraggio, le istituzioni non sono state nemiche. Non sono state nemiche, non hanno nessun interesse, i prefetti. Ma quali interessi hanno? Certo, a volte può succedere, lo dico che può succedere perché è capitato tante volte nel mio lavoro di prendere, però poi piano piano si riesce a capire chi delinque, chi fa il malaffare, perché poi la verità, certo è difficile all'inizio, perché fino adesso voi non avete avuto il coraggio manco di mangiare una pizza uno con l'altro. Avete paura pure di stare 3-4 persone perché avete subito paura che c'è l'interdittiva. Non è così. Nessuno ce l'ha con voi. Nessuno. Né tantomeno i reggiani. Perché i reggiani sanno perfettamente che voi avete creato ricchezza. Avete creato ricchezza. Ma non quelli che hanno fatto fatture. Quello, la ricchezza non l'hanno creata, l'hanno bruciata. Perché poi tira, poi tutti i nodi vengono al petto. Io mi riferisco ai grandi e onesti lavoratori che siete. Perché così non c'è altra via. Se qualcuno ha una soluzione diversa, online dalla televisione pugliese, continuamente porto altro nome di Cutro, e sono orgoglioso. E non nascondo, dico che Cutro è un paese di 'ndrangheta.
Il malaffare c'è a Cuba, c'è stato. I capi, a livello non italiano, sono a Cuba, sono stati a Cuba. Quindi di che cosa parliamo? Perché per essere credibili bisogna non bleffare, dire le cose per come sono. Ma mi pare che il Presidente della Repubblica si sarebbe spesso nel discorso di fine anno parlando della pietà cortese che lei ha incontrato nei volti di Cutro. E lui, nell'immane tragedia, ci siamo guardati negli occhi, gonfi di lacrime. Lui ha capito. Vedete, tempo fa mia nipote in Consiglio Comunale ha chiesto di votare una mozione per dare la medaglia al valor civile ai cutresi. Perché noi siamo questi, noi siamo un popolo accogliente. Da noi chi arriva non ne rimane mai di giù. C'è la corsa a ospitare. Noi abbiamo comunità islamiche, e non abbiamo inteso l'accoglienza come un piatto di pasta, una coperta, li abbiamo integrati nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Siamo agli scambi culturali. Io stesso sono stato in Marocco. Proprio per questi scambi culturali, quando c'è stato il terremoto in Marocco, ho preteso che il console è venuto volentieri, il console marocchino di Napoli, abbiamo cercato una preghiera comune secondo il loro rito e con il nostro parroco nella sala polivalente, in zona neutra, né in chiesa né in moschea. Quindi questo culto ce l'ha. Io stesso nell'immane tragedia ed ero presente, io non riesco ad andare al mare per esempio, perché vedere quello che ho visto io quella mattina, corpi nudi, bambini, e padre che ha perso figli, moglie che ha perso marito, in un momento di lucidità dico: ma questa gente dove la portiamo? È un credo cimitero islamico, appunto. Da noi riposano, anzi è deceduta una donna marocchina, la tiene, l'ho fatto in modo che venisse inumata lì. Da noi ci sono delle persone senza nome che non avrebbero mai trovato, ce ne sono altri in mare che non sono stati mai recuperati. Questo è appunto. E di queste cose dobbiamo essere orgogliosi. Questo è Cutro. E la gente di Reggio lo deve sapere questo. Lo deve sapere. E mi riferisco a coloro i quali hanno la possibilità di amplificare queste cose. La stampa, le televisioni. E beh, dicevo, la cosa che più mi ha rammaricato, che ho avuto la solidarietà di tutto il mondo. Cutro ha avuto la solidarietà di tutto il mondo, tranne di una sola provincia e tranne di un solo sindaco. E questo l'uomo. L'uomo, perché quasi quasi abbiamo la lepre. Qualcuno come dire Cutro, quasi quasi. Però io ho detto, quando mi sono candidato, ho detto che i voti, facendo nome e cognomi, due volte non li voglio, me ne riscuola. Ai grandi testi che li sapete tutti, è inutile che ve lo dico. Ma quando si vota qui, nessuno ti dice che i voti dei cutresi non li vuole. Li lavano con la varechina? Allora che abbiano il coraggio, se siete tutti mafiosi, rinunciate a queste cose. Io ho avuto il coraggio di dire nome e cognome, che di quel territorio quei voti non mi servono. Io non devo fare il politico. Io sono nelle condizioni e stiamo facendo grandi cose appunto, perché credo che i messaggi vi arrivano. Lui è venuto fin da subito a lamentarsi di questa situazione ed io ho dato delle indicazioni, ma non che io potessi dare, diciamo, non sono un super coso, però con la massima pragmaticità, tenendo conto del fenomeno che, perché per quello che ho fatto è chiaro che determinati fenomeni li ho vissuti, li ho visti e so come si sviluppano. E quindi oggi state scrivendo una bella pagina, non disperdetela, continuate su questa strada, perché solo così create quel territorio che poi sarà più benevole, più di quanto lo sia stato con voi per i vostri figli. È quello che mi sento di dire, perché ripeto, a fianco alle istituzioni avete meno paura. Perché se vi sentite cautelati dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dalla prefettura, e voi dimostrate di essere un'altra cosa, non c'è nessun giudice che ce l'ha con voi, con me, con te, no. Le cose non si fanno a prescindere.
Ma quale? Perché purtroppo, ripeto, il fenomeno è degenerato. Negli anni il fenomeno si è passato da uno, si è perso il controllo. E quando si è perso il controllo, se c'è una manifestazione, la faccio con un esempio, se c'è una manifestazione di 100 persone, magari uno tira lo schiaffo, ma poi le forze di polizia sono costrette a reagire, perché vedono una marea di gente, d'accordo? Ed è chiaro che qualche schiaffo se lo prende pure chi magari era passivamente lì. Però voglio dire, se c'è una manifestazione, allora uno dice lì non ci vado perché posso prendere gli schiaffi. E voi fate queste cose, allontanatevi da chi ha fatto delitto, di chi ha deturpato l'ambiente politico, di chi ha inquinato. Perché, ti ripeto, le interdittive sono la cartina, le cartine al tornasole di un ambiente malato, che ha arricchito qualcuno, ma ha fatto arricchire tanti. Tiene spazio, non soffiano i marciapiedi, potatura degli alberi. E ho trovato debiti, ho trovato quasi 5 milioni di debiti, 3 milioni di euro di corrente mai pagato, 1,5 milioni di spazzature mai pagate. Nonostante tutto siamo andati avanti. Perché quando c'è l'onestà intellettuale, quando si vuole perseguire l'obiettivo, quando c'è non si ha paura di aver coraggio, di chiamare le cose, i risultati arrivano, non nell'immediatezza, ma arrivano, credetemi, arrivano. Perché quando uno è a posto con la coscienza, può soffrire una, due, tre volte, ma poi emerge. Quindi, giusto perché poi ci sono le signore che probabilmente io ho fatto tardi, e quindi sono già le 12:30, quindi vi ho rubato qualche momento in più. Però ripeto, io sono convinto che a fianco le istituzioni capiranno fino in fondo, però dovete essere voi. Ripeto, qui c'è il paradiso e l'inferno, purgatorio, niente. Perché se qualcuno pensa, dice, c'è questa associazione, di crearsi una virginità che ha perso per le sue malefatte, sbaglia. Le istituzioni sono attenti a questi fenomeni. Le istituzioni, io sono convinto che oggi Reggio può essere capofila, perché nessuno si immaginava che bastasse un sindaco e dire che si costituisce parte civile contro i Martino, contro Giambà, contro Manigom. Eppure le persone sono venute piano piano fuori, perché evidentemente c'è questa sensibilità, dice basta. E oggi dovete dire basta a chi ha deturpato questo territorio, basta a chi si è arricchito illecitamente, sì alle istituzioni, sì alle istituzioni. Capisco che a volte vi sentite colpevoli, però c'è sempre un qualcosa da cui iniziato, si ritorna a casa e sa di essersi prodigato, di aver guadagnato la giornata col proprio lavoro, ha un altro sapore. Invece quando uno sa che in 30 secondi la fattura, poi ci lamentiamo che ci sono le interdittive. E io credo che per questi soggetti non ci dovrebbe essere solo le interdittive. Perché il danno l'ha fatto, perché può darsi che ti danno l'interdittiva, ma uno si è già arricchito illecitamente. Chi rimane nella tagliola sono gli onesti lavoratori, perché poi vanno additati, vanno perseguiti, cutro. E non era così. Non era così. Perché l'abbiamo creato noi, questo benessere l'abbiamo creato noi. Quindi quello che vi chiedo, e poi vorrei che qualcuno di voi anche si esprimesse, perché ripeto, io non voglio essere in cattedrale, sono un che vuole bene al proprio paese, voglio bene a voi, perché la stragrande maggioranza di voi non è facile. Vedete, i miei figli sono laureati a Parma, hanno casa pure a Parma, però li sto tenendo lì a sacrificio. E mia figlia, avvocato, master del diritto del lavoro, laurea in lettere, altro concorso che sta facendo, mio figlio è avvocato, e lo sapete che gli avvocati, però li voglio lì, a sacrificio, perché se tutti abbandoniamo quel territorio,
Vuol dire che avremo, come amministrazione, avrò messo le strade asfaltate, avremo il paese pulito, avremo l'elettricità, però se non ci sono i giovani, fra 10 anni, se campiamo rimarremo solo vecchi. E questo paese è destinato all'oblio, al declino. È questo che bisogna pensare. Ed ecco perché è importante che voi lasciate un'eredità, come ve l'hanno lasciato le persone per bene dei vostri padri. Fate in modo che i vostri figli siano orgogliosi di voi. E voi dovete essere orgogliosi, perché quando li guardate dovete dire: io ho lavorato onestamente. Ti guardo in faccia perché sono convinto di aver operato bene. Viceversa, qualcuno che ha fatto della vita la delinquenza, di chi si è approfittato, di chi ha fatturato, non credo che hanno il coraggio di dire al figlio, per quanto uno possa redimersi, però la macchia rimane sempre. E io di questo, vi ripeto, sono orgoglioso di essere, perché io mi considero il vostro cittadino. Voi non è che siete stati nati in Germania, a Cannabestritz o in Inghilterra, voi siete cittadini mutresi. E di questi cittadini, ripeto, io sono orgoglioso e vi onoro di essere il vostro sindaco. Grazie.